altro e segue una grandissima e lunghissima tradizione. Permettetemi all'inizio di salutare alcuni ospiti. Innanzitutto volevo salutare il presidente del Club 20 Allora, che è l'organizzatore di questa bellissima manifestazione che oggi andremo a presentare, il signor Franco Di Lauro. Insieme a lui, anche la signora Nadia Bellina, che è la responsabile del centro in via di Opicina, insieme a Opicina, Scopa e Nocina, che sono la parte operativa che fa tutto quello che riguarda l'organizzazione per l'arrivo della corsa a Opicina, che si risponde a una vecchia tradizione e che è anche un momento importante per questa amministrazione, che cerca in tutti i modi di sviluppare queste attività sportive, però con connotati turistici, di sviluppare il più possibile anche nelle periferie delle nostre città e non soltanto qui in centro. E poi abbiamo i rappresentanti del Sincrotron, le relazioni esterne, responsabili del Sincrotron, il signor Enzo Esposito e la dottoressa Caterina Tabacco, che insieme anche aiutano a organizzare una parte importante della gara che si terrà in questo caso in quel di Basavizza, con un altro momento di quelli che vi ho detto prima. Poi abbiamo alcuni ospiti che ci fanno onore. Abbiamo qui il comandante dell'Arma dei Carabinieri, il signor Daniel Medis. Abbiamo i rappresentanti, la direttrice del ACI di Trieste, la dottoressa Maura Lena. Poi abbiamo i nostri amici dell'ACI di Gorizia, rappresentati dal direttore Marco Mirandola. Abbiamo gli sponsor, la banca di Manzano, c'è il capo ufficio sviluppo, il signor Lorenzo Sbasso, e abbiamo il direttore del shopping center, il direttore di sviluppo, il signor Sergio Bavazzano. Sappiamo che Montedoro è fuori dal nostro comune, ma praticamente fa parte della nostra città ed è un centro che veramente ha molto da fare per fare marketing e per attirare. E poi mi dice qui che è arrivato anche il personale di Carena Costruzioni. Buongiorno. Dunque, buongiorno di nuovo a tutti. Io soltanto due parole, qualcosa ho già detto. Presentiamo questa gara che ricorda una gara storica, una gara importante, con una lunghissima tradizione. Parliamo di più di 100 anni da quando è stata fatta la prima gara, da Trieste Opicina appunto. Su questo io non mi dilungherei perché molti ormai sanno tutto e di più. Noi lei ha detto già tantissime cose e quindi io adesso passo su altri fronti. La prima cosa che dico è ringraziare chi non si siede prima di me, perché io poi così non vi vedo, non vi saluto e voi mi allargate. Se preferite stare in piedi, però state in piedi. Sono tre posti. Sergio, vieni qua. Sergio, Paolo, venite qua. Marco, allora vi dicevo, saluto anch'io tutte le persone che ha elencato l'assessore, però siccome ci sono poi qui alcuni amici e colleghi di altri club, faccio anch'io un saluto iniziale a chi in qualche modo sta collaborando con noi per una buona riuscita di questa organizzazione. Abbiamo Antonio Lombardi, presidente del club della Topolino, che ringraziamo per l'aiuto che ci dà e per il supporto all'organizzazione in questi giorni. Poi vediamo chi ho visto. Ho visto Riccardo Lombardo, che salutiamo, fa parte di un'organizzazione che in questo settembre ha in programma un altro evento di motorismo qui a Trieste, che ne parliamo con lui. Credo ci sia il club Alfa Romeo, ho visto prima Rudy girare, eccolo là, grazie al club Alfa Romeo che loro
è una nuova collaborazione che stiamo intraprendendo e che ci fa molto felici, perché la Fiesta Vicina, come dicevo, è un po' di tutti, è un patrimonio della città, e quindi tutti ne devono, come prima cosa, usufruire, poi secondo me tutti dovrebbero anche aiutare a farla diventare sempre più grande, e infatti questo sta fortunatamente accadendo. Questo signore qui davanti a me, Marco Piglia, che ci sta aiutando in un'iniziativa molto interessante. E lui fa parte di un circuito di Instagram, che sono i fotografi 2.0, questi fotografi con telefonino che poi hanno delle tecniche di post-produzione molto interessanti, hanno poi dei loro circuiti dove si tenta di essere virali e praticamente la promozione esplode. Stiamo facendo questo esperimento, lo ringraziamo per l'aiuto che ci dà. Anche perché siamo arrivati all'ultimo momento di questa iniziativa, ma la sta portando di farlo avanti lui, noi ci accogliamo, siamo contenti, ci aspettiamo grandi cose, perché so che anche il Comune crede molto in questi social media, in questo nuovo modo di comunicare. Carina Costruzioni, cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che ha realizzato questa magnifica opera veramente ardita del Park San Giusto. Io un giorno transitando nel Parco San Giusto sono trasalito perché in una galleria ho visto dei murales dedicati alla Fiesta Vicina. Allora ho detto, qui c'è qualcosa, qualche attività strisciante, occupante che sta lavorando, e di fatto siamo entrati in contatto e in 5 minuti ci siamo capiti. Quindi è una nuova entità che sta vicino a noi, con la quale collaboreremo, e è moltissimo per il benessere della città, è una cosa magnifica. Consiglio a tutti di andare a vedere il murale sulla Fiesta Vicina, e quindi questa è la new entry, oltre a due mondi ai quali tengo molto, che sono quelli dell'esperienza della cultura. Prima di andare avanti però, siccome sabato scorso mi sono dimenticato di qualcuno, alzate la mano, non ho nominato qualche amico, sì, Museo Ferroviario di Campomazzi, stavo dimenticando. Eccole là, grazie amici, questi sono proprio amici perché ormai sono 3 o 4 anni di collaborazione. Il presidente dell'Automobile Club di Gorizia, che non è stato citato. Ah, vuoi dire, Marco, due parole? Ma il nome si è sfuggito. Prima è stato detto nella presentazione dell'Automobile Club di Gorizia al direttore, soprattutto il presidente dell'Automobile Club accompagnato dal direttore, che in questo caso viene volentieri a salutarvi e augurarvi. Ci dici il nome? Cristina Pagliana, scusate. Grazie molte, ci scusiamo, evidentemente era sfuggito durante le presentazioni. No, spesso succede. Colpa mia che non sono stato preciso. No, grazie mille della presentazione. Stavo dicendo, Museo Ferroviario di Campomazio, col quale collaboriamo ormai fraternamente da 4 anni, e c'è una collaborazione molto stretta anche quest'anno. Partiremo il sabato e la domenica dal museo e ci auguriamo poi in cambio di dare notorietà, di portare traffico, di portare visite al Museo Ferroviario, che veramente lo merita. Una parola sull'aggregazione delle forze dell'autocarro, volevo dire questo. Non mi dilungo sul programma, perché esiste una cartella stampa molto esaustiva che sarà del nostro Pezzoli, dove ci sono gli orari, c'è tutto quanto, quindi pensavo di saltare questa fase, che poi di solito rischia di sfuggire, di rimanere noi, meravigliosa, e di dare appunto un saluto a tutti quelli che contribuiscono e dare un messaggio. Il messaggio è quello dell'automobilismo regionale al quale faceva accenno l'assessore. Il nostro club è nato nel 1961 e quest'anno compie 55 anni. Contemporaneamente la Fiesta Vicina ne compie 105. Questo è il significato di quel numero 55-105 che vedete sulle portiere delle macchine. Però cosa succede? Quando è stato fondato, il club in realtà si chiamava Veteran Car Club Friuli Venezia Giulia Club dei 20 all'ora. Questo era il nome vero. Io sto ragionando sul riprendere questo nome, perché a me piace moltissimo, perché dentro c'è 20 ore di Trieste, ma c'è Friuli Venezia Giulia. Questo non per una volontà di egemonia o di cosa, ma piuttosto il contrario, per cercare di coagulare, di unire tutte le forze che lavorano seriamente. Io credo, come diceva l'assessore, che questo territorio si presti in maniera particolare per quello che stiamo facendo, ogni sforzo per promuoverlo da questo punto di vista, e che ci sia poi la possibilità di coagulare coloro che lavorano bene in questo mondo,
per creare delle manifestazioni sempre più grosse e sempre più interessanti. Non a caso c'è l'ACE di Gorizia che sta preparando qualcosa, non a caso c'è l'amico Riccardo che sta preparando qualcosa. Noi siamo qua per collaborare con tutti perché, come vi dicevo prima, 55 anni di storia e la reputazione raccolta sono una cosa al quale teniamo, senza vantarsi, ma come dice la dimostrazione di un lavoro. Siccome anche altre persone, altri club, quelli che ho citato prima, altre entità, intendono lavorare seriamente, quello che dico è non parcellizziamoci, non spezzettiamoci, e cerchiamo il più possibile di lavorare assieme per fare le cose sempre meglio, sempre più nel modo giusto, perché non dobbiamo, come dire, competere tra di noi, ma dobbiamo competere con le grosse manifestazioni che sono la Fiacchiglia e altre cose che succedono in Austria, eccetera. La friendly competition, ne parlavo con Riccardo Novacco tempo fa, è una cosa importantissima, nel senso che tra di noi ci sia qualche momento in cui cerchiamo di essere più bravi all'altro, è una cosa fantastica, perché permette veramente di crescere, purché ci sia poi un strato di collaborazione molto molto forte per quanto riguarda tutto il resto, con perlomeno un forte coordinamento, onde non creare qualche confusione, ma fare esattamente il contrario, fare far percepire che l'automobilismo è stato in passato qualcosa di molto forte, ha avuto forse un attivismo sportivo, ma anche quello storico, quello sfondo culturale, qualche momento forse di apparamento qualche tempo fa, per mancanza secondo me non di contenuti ma di comunicazione. Adesso abbiamo capito come fare. Abbiamo capito che la comunicazione è chiave, abbiamo capito che la promozione, soprattutto lo sviluppo del territorio sono fondamentali. Ed è per questo che io dico, uniamo le forze quanto più possibile, pur tenendo separate le cose, i vari eventi, eccetera, perché qui c'è la vera chiave di un futuro che io mi auguro sia radioso. Finisco questo pistolotto e mi riaggancio a dove ero partito, e cioè due mondi ai quali tengo molto, che sono quello della cultura, perché parlavamo di automobilismo secondo culturale poc'anzi, e poi quello della scienza, che a me dal chimico industriale ha sempre entusiasmato. Adesso vedremo cosa c'entrano questi mondi. Parto da Paolo Passinari, tra l'altro un vecchio amico, perché eravamo anche colleghi di lavoro a mezzo dello stesso ambito, e che adesso sta facendo questa nuova avventura da assessore. Come sapete c'è una mostra bellissima sui vapori, le navi del Dove Triestino che è stata inaugurata pochi giorni fa alla centrale idrodinamica. Noi venerdì avremo la fortuna sempre di inaugurare, come sempre, come negli ultimi anni, di inaugurare la nostra manifestazione davanti alla centrale idrodinamica, e scoccata spontanea una collaborazione per cui tutti gli iscritti alla testa di Cina, eccetera, potranno uniti di pass, potranno visitare d'accordo con la cultura, la mostra ha una tariffa agevolata. Oltre a questo c'è la forte simpatia da parte dell'assessore, che ho potuto toccare con me, che lo conosco, quindi vedo che la cosa gli piace, e volevo chiedergli di dire due parole, poi più tardi anche sentiremo il mondo della scienza, arte, scienza, tecnica, riunite assieme, che cosa ci racconta. Intanto Paolo, grazie di essere qua e ti passo la parola.